Ciao a tutti! Oggi impareremo come utilizzare Adobe Spark per creare dei video in modo semplice, rapido e di sicuro effetto. Cos'è Adobe Spark? È un'app gratuita di design grafico per creare contenuti digitali. Come si accede? Basta cliccare su login e possiamo utilizzare le nostre credenziali d'accesso di Facebook oppure di Google. Io utilizzerò le mie credenziali Facebook. Entriamo nella mia pagina che ho già utilizzato per creare alcuni progetti. Come vedete, nella barra iniziale possiamo scegliere tra contenuti che hanno realizzato altri utenti. Vedete, ce ne sono tanti e si può fare lo scroll e quindi avere ispirazione per i propri lavori. Cosa possiamo realizzare con Adobe Spark? Possiamo realizzare dei post che poi utilizzeremo nei social, oppure delle cosiddette web stories, oppure ancora, come dicevo prima, dei video animati. Noi andremo sul più rosso perché vogliamo realizzare un video. Saltiamo le notizie che ci dà Adobe Spark e possiamo anche, in questo momento Spark ci suggerisce che noi tramite questi video possiamo promuovere un'idea, dire quello che accade, mostrare qualcosa di nostro interesse, quindi premiamo ad esempio su questa. E quello che apparirà tra qualche secondo è il desktop dell'app, che è un'app diciamo autoistruente perché dà direttamente le informazioni, direttamente il nostro piano di lavoro. Cosa possiamo fare? Possiamo scegliere i temi tra quelli che io in questo momento sto scorrendo, ce ne sono di tante, ce ne sono tante varianti. Ad esempio prendiamo questa geometrica. Se noi lasciamo il cursore del mouse sopra, vediamo un'anteprima di come poi si presenteranno le nostre immagini. Possiamo inoltre scegliere della musica e Adobe Spark ci suggerisce e ci dà la possibilità di utilizzare delle musiche royalty free, cioè musiche che si possono utilizzare senza problemi di autorizzazione. E poi possiamo scegliere il layout. Cos'è il layout? È il modo con cui ogni fotogramma è organizzato. Ad esempio, la prima diapositiva possiamo premere il Think on Full Screen, che vuol dire una scritta che sarebbe il titolo del nostro video sullo schermo intero. Ho selezionato questo e possiamo quindi selezionare la cornice dietro e la nostra immagine. Possiamo prendere quindi una foto e le foto le possiamo prendere o dal nostro archivio del computer oppure le possiamo cercare in rete o prenderle da Dropbox o anche da Google Photo. Noi le prenderemo dal mio archivio e prenderemo questa immagine dell'Etna. Dobbiamo aspettare qualche secondo perché verrà caricata. Nel frattempo pensiamo al titolo da dare che metteremo in questa parte centrale. Diciamo che Adobe Spark non ci dà la possibilità di decidere dove posizionare il nostro titolo, però è molto semplice da usare, quindi diciamo gli perdoniamo questa impossibilità di scelta. Vediamo dove c'è la T, il text è la nostra, comparirà il nostro titolo, quindi escursione sull'Etna. Ok, possiamo decidere anche quanto durerà la nostra immagine e quindi di default da 2 secondi, la durata di ogni diapositiva è 2 secondi. Possiamo con il cursore muoverci orizzontalmente e quindi aumentare i secondi. Andiamo alla seconda diapositiva, possiamo anche decidere di cambiare.
Things permette di avere due riquadri nella stessa diapositiva. E in uno possiamo inserire ad esempio un'immagine e nell'altro possiamo inserire una scritta, ad Semplicemente esempio. scegliere il full screen, quindi inserire semplicemente una immagine molto grande oppure un'immagine abbastanza grande con una didascalia in basso. E ovviamente tutte le diapositive possono essere, può essere aumentata la durata di permanenza. Possiamo anche decidere, cliccando sui puntini, di duplicare una diapositiva oppure, anche se non ci piace, di buttarla nel cestino. Nel frattempo sono comparse la schermata con due riquadri. In una possiamo mettere la foto, sempre la andiamo a prendere dal nostro archivio, e nell'altra la didascalia vista da casa. Quando noi andiamo sulla foto, possiamo anche decidere di zoomare, cioè se non ci piace l'immagine, possiamo anche zoomare e quindi aumentare o diminuire la foto che noi abbiamo scelto. Ancora possiamo inserire un'altra possibilità di organizzazione delle nostre foto. Abbiamo detto questa è un'immagine, mettiamo un'immagine e possiamo caricarne un'altra. Del nostro video si chiama Escursione su Lettra e qui mettiamo prima di partire visto che l'immagine che sta caricando è un'immagine della spiaggia di Torre Acquiraffi che forse conoscerete. Cosa possiamo fare inoltre? Decidere di inserire della musica. Possiamo aggiungere la nostra musica personale che abbiamo in archivio, ma ovviamente vi ricordo di non utilizzare della musica senza l'autorizzazione, perché se poi questo video lo caricate su YouTube, YouTube ve lo censura. E quindi io di solito utilizzo appunto le musiche che Adobe Spark mi suggerisce. E sono suggerimenti in base anche al tipo di musica, happy o playful o ancora relaxed o tematic o ancora altre ancora. Insomma, ce ne sono, c'è tanta possibilità, sono tutte musiche strumentali, quindi senza la voce. Possiamo anche selezionare la musica e provare se ci piace. E ancora possiamo selezionare il volume della musica stessa. Ancora, nel frattempo che carica la musica, vediamo cosa possiamo fare. Aumentiamo il tempo di permanenza. Ok, e possiamo anche decidere, torniamo indietro, e decidere di registrare la nostra voce. Cliccando sul pulsante con l'immagine del microfono possiamo registrare la nostra voce e fare quindi un video in cui registriamo voce e in sottofondo abbiamo la musica. Andando da preview possiamo vedere come il video sta venendo, sta organizzando, organizzandosi, sì. cliccando sul triangolo. Vediamo come è venuto il nostro video, che in questo momento è un video molto breve. Possiamo Entra in un anche secondo. condividere il nostro video attraverso il pulsante Share, che ci dà la possibilità di condividere il link sui social o inviare il link per email o ancora, come vi farò vedere a breve, scaricare, effettuare il download del video. Sotto forma di video in MP4 che poi può essere caricato sul vostro canale YouTube. Vediamo com'è avvenuto. La preview è possibile
vedere quindi come è venuto il nostro video anche cliccando su questo triangolino oppure facendo la preview dalla barra degli strumenti in alto. Cliccando share possiamo aggiungere il titolo del nostro video l'autore è il proprietario dell'account e poi come vedete qui a sinistra possiamo effettuare il download e Adobe Spark salva il video in formato MP4. Sapete che il formato MP4 poi è quello che può essere caricato, uno dei formati che può essere utilizzato per caricarlo su YouTube, il nostro video Adobe Spark caricato su, come MP4 sulla nostra cartella di download. Con questo ho finito, spero che riusciate a utilizzarlo e a realizzare dei video d'effetto, carini e anche divertenti, perché no? Ciao a tutti!